buongiorno. Allora, oggi video call. Allora, praticamente ieri sono stata con mia mamma e il mio ragazzo del Media World perché ai miei genitori gli si è rotto la lavatrice. Quindi mia mamma ha dovuto comprare, insomma, hanno dovuto ricomprarla. Comunque, mentre stavamo tornando da Media World, appunto, stavamo venendo verso casa, ci siamo fermati da casa e ho comprato due cosine, che tre in realtà. Allora, intanto sono queste qui, le saliera e quella per il pepe, perché praticamente le avevamo già solo perché veniva via il sopra, quindi abbiamo dovuto ricomprarle. Non l'ho pagata neanche tanto, non mi ricordo quanto, no, tutto di prezzo. Dovrei avere lo scontrino, però. Sì, ho lo scontrino, va bene. E l'ho pagate 1,79 € l'una. Poi ho preso questo vasone enorme, lungo, praticamente l'abbiamo pagato soltanto 8 €. Perché praticamente non so che era ancora dove lo mettiamo, però ci volevamo mettere i bastoncini, non si sapeva che bisogna quelli bianchi, questi sono anche colorati, insomma, dentro il vaso con i fiori. Ora dobbiamo studiare per bene dove metterlo. Poi ho preso questo qui, non è per me, è nemmeno per il mio ragazzo, ma è per mia nipote. Perché io non avevo nessun gioco per lei qui a casa, quindi ho detto quando se mi vengono a cena mia cognata e mio fratello con la bambina, almeno c'è un giochino anche per lei, così si diverte un po'. E praticamente sono tre macchinine, due rosse uguali praticamente e una gialla. C'erano anche altri colori, però insomma, tanto che lei si diverte anche con poco, e anche una bottiglia vuota. E praticamente questo l'ho pagato 4,99 €, tanto per dare uno spizzietto pure a lei per giocare, insomma. Poi questo non è proprio stato un mio acquisto e nemmeno del mio ragazzo. Praticamente io volevo uno zainetto, io volevo non gli zaini degli IFAC, che erano papiri, quelli un po' diversi, ma anche soltanto se devo andare tipo in montagna a farmi una camminata, allora mi porto quello. E praticamente mia mamma mi ha comprato questo, che praticamente ha le borchiette qua sopra, poi ha una tasca dietro, molto capiente, molto capiente. Poi ne ha una qua nel mezzo, con al suo interno un'altra, poi ne ha una qui dove ci ho già messo tutte le cose, e in più poi anche una tutta qua sotto praticamente. Molto nero classico, mi piace molto, infatti ora uso solo questo per andare a lavoro praticamente, così evito di portarmi la borsa. Poi il mio ragazzo da Primark mi ha preso due voltine. Allora, praticamente sono questi paio di calze, no, ho già tirate fuori dalla scatola, però non l'ho ancora usate. Praticamente sono di quelle, aspetta, riesco a farvelo vedere, sono quelle che hanno odio le calze, però nemmeno ci voglio, quelle con il fiocchettino tutto qua su, praticamente non c'ho la mano, e poi va, c'è un tutto un rigo qua, sono molto belline.
Ancora non l'ho provato neanche se mi sta la taglia, tra l'altro. Spero di sì, perché ho buttato via la scatola. Quindi, se non mi stanno, non so che farci. Poi mi ha regalato un polso un po' sexy, veramente, in questo body. Tutto con la retina, qui davanti c'è tipo il pizzo, un po' imbottito, non troppo perché io ultimamente non è che ci vado tanto d'accordo con quelli imbottiti. E poi, allora, le calze, mi sembra 3 euro me l'abbia pagate, e ho preso la M, se non mi sbaglio sì, la M, mentre del body ho preso la quarta B e me l'ha pagato, e l'ha pagato 13 euro. Poi, invece mia mamma, perché l'altro giorno poi sono stata con mia mamma in centro, e da Bian Studio praticamente mi ha preso. Allora, prometto che c'erano questi due golf praticamente che mi piacevano tutti e due. Erano decisi fino all'ultimo su quale prendere, poi mi hanno detto, vabbè dai, te li prendo tutti e due. Praticamente mi ha preso questo qua, con tutta questa fantasia floreale, azzurro, oro, bianco, rosa, giallo, mi piace tanto, tutto nero. Di questo ho preso, ah no, è taglia unica, e l'ha pagato 37,90. Poi, nel frattempo mi si è attaccato anche i pantaloni, ce ne sarò due. Poi mi ha preso anche questo qui, blu, quest'altro è qui. Questo è un pochino più leggerino, con tipo, ciò che è reincorporato con tutte le perle praticamente. A differenza dell'altro, questo è più leggero, questo è più pesante, quello nero è più pesantuccio. E questo l'ha pagato, se fosse il cartellino magari, no, non c'è. Ah bene, l'ho messo anche, nel frattempo mi ha anche stata bella l'etichetta. Fantastico. Allora, vediamo se c'ho. Ah no, eccola qua l'etichetta dell'altro corpo. Allora, di questo qui ho preso la SM e l'ha pagato 22,90 euro. Poi sempre il mio ragazzo, però questa volta da negozio di cinesi. Io infatti sono un po', cioè non è, come posso dire, non è che ci compro tanto volentieri dei cinesi, però comunque mi servivano, quindi li dovevo comprare. Effettivamente mi ha comprato questi stivaletti normali, neri, con la scritta qua, classici, comodissimi tra l'altro. E questi mi ha preso il 38, però non mi ricordo quanto li ha pagati. Mi sembra sui 30 euro, 20-30 euro mi pare, se non mi sbaglio, però non sono sicura perché non ho più la scatola, ovviamente l'ho buttata via tanto quanto avevo che farmi. Comunque. E niente, questo era tutto il mio shopping. Spero di non aver dimenticato niente, perché io dimentico anche le cose. Comunque, questo era tutto il mio shopping. Come al solito, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Seguitemi anche sui social. Ciao!